Nella fretta e nella foga del piacere, persi un orecchino in quell'auto. Così proprio come accadeva sempre nei film. Nei giorni seguenti, Aurora e Leonardo si ritrovarono davanti casa di lei, che lo invitò a salire. Lei era molto imbarazzata, ma su una cosa era decisa. Voleva donare a lui la sua innocenza, il velo proibito che la separava dal mondo. Lui la guardò, la baciò, fondendo le sue labbra con quelle di lei. Si fece strada lungo il pianerottolo. Improvvisamente strinse le sue mani e la spinse sul letto, strappando via ogni brandello di stoffa che il suo corpo indossava. Le mie labbra erano assetate, sì, assetate di lui, dei suoi baci. Il mio corpo vibrava sotto le sue carezzevoli dita. I miei seni si accendevano sotto le sue mani, mentre l'attimo dopo erano intrappolati tra le sue labbra, nella sua dolce morsa. Si chinò su di lei, che attendeva ansimante il suo ingresso all'interno del suo corpo caldo. Quella mattina sentivo le sue dita scorrere sul mio bocciolo di seta. La mia fame non poteva che aumentare. Volevo inghiottire le sue mani dentro il vortice che si apriva sotto il mio fiore e poi bere quel seme dal suo corpo. Desideravo sovrastarlo, cavalcando il suo corpo e farlo mio in un attimo. Non ti farò male, stai tranquilla, sussurrò Leonardo accanto al suo orecchio. Aurora era molto diffidente. Il mondo l'aveva delusa troppe volte, ma stavolta sentiva di doversi lasciare andare, semplicemente perché era tutto ciò che desiderava. Pian piano iniziò a sentire le labbra di lui aggrovigliarsi attorno al suo ombelico e andare sempre più giù, fino ad avvolgere il suo frutto. Sentiva la sua lingua entrare e uscire dal suo corpo. Un gemito si liberò dall'interno mentre i capelli di lui le accarezzavano le gambe. «Hai un buon sapore, lo sai?» sussurrò Leonardo. Con il corpo in fiamme, Aurora voleva prendere i capelli di Leonardo e spingerlo ancora più a fondo, dentro di sé. Improvvisamente fu lui a prenderla per i capelli e gemendo lei lasciò che il membro di lui riempisse la sua cavità ardente di desiderio, adagiandosi e cambiando ritmo ogni volta mentre lui stava raggiungendo il fondo, finché Leonardo si ritrovò catapultato dentro di lei fino a riempirla completamente. Un attimo prima Aurora l'aveva invitato ad entrare dentro di lei. L'attimo dopo si ritrovò le labbra di Leonardo incollate sulle sue, mentre mordeva il suo sapore proibito, sentiva i gemiti di lui che si agitava dentro il suo ventre, sentiva che finalmente il suo corpo poteva fungere da dimora per lui, sentiva i loro due corpi fusi. «Sei mia!» le sussurrò. Era difficile trattenere tutte quelle emozioni che irrompevano dentro di lei, mentre Leonardo raggiungeva l'apice del piacere verso quella meta che anche lui aveva desiderato fin dal primo istante in cui i loro sguardi si erano incrociati, rendendola sua in un istante, avvolgendo le sue curve attorno al suo corpo, respirandola, annusando la sua pelle, il suo seme proibito, mentre giocava attorno ai suoi seni con le dita. Sento muoverti al mio interno e spingerti dentro di me. Sento il liquido caldo scorrermi dentro, giù nel mio ventre. Sento che potrei impazzire. Stretta al suo petto, Aurora non si sentiva nient'altro che se stessa. Entrambi erano così sconvolti dal piacere da rivoltare le iridi all'insù, sfamandosi a vicenda. Dopo esserci concessi l'un l'altra, non volevo rivestirmi. Avevo ancora addosso quella strana voglia di lui, sempre la stessa voglia di averlo dentro di me. Volevo nutrirmi dei suoi baci, delle sue carezze sul mio volto, sul mio corpo nudo. Ammiravo di nascosto il suo profilo mentre era concentrato a scrivere un messaggio di testo sul mio divano. Fissavo il suo sguardo perso nel vuoto che filtrava la luce della fessura di quella finestra e mi sentivo un'altra. Era la prima volta che facevo realmente l'amore e lo stavo facendo con l'uomo che desideravo da una vita. Ho lasciato così che lui portasse via dal mio corpo quei veli proibiti di innocenza, trasformandomi in una vera donna. Oggi abbiamo visto il mare insieme, mentre mi cingeva le spalle, le sue mani, un caldo tocco dinanzi al ritratto del mare, le sue carezze, brezza tatuata sulla mia pelle.
Nei suoi baci mi sento a casa. Nei suoi abbracci mi sento al sicuro. Lei sentiva i brividi sulla pelle mentre lui accarezzava il suo corpo con la lingua. Le faceva il solletico sul collo con le labbra, con i suoi dolci baci. Desiderava che lui non smettesse mai di scendere sui suoi seni e morderli dolcemente, ricoprendoli di baci, e poi andare ancora giù e trattenersi nel profondo, facendola gemere e conducendola in estasi sublime, un luogo in cui solo lui sapeva condurla. Lei continuava a sentirsi come nessuno era mai stato in grado di farla sentire prima. Le emozioni, i sentimenti che quell'uomo faceva scattare dentro di sé, erano l'apice di ogni cosa. Lui era riuscito a catturare la parte più intima di lei. Aveva catturato la sua mente e il suo corpo. Aveva tutto di lei. Ormai lui la possedeva completamente. Ora siamo noi due sdraiati sul mio letto. Chino il mio capo sul tuo ventre, dove prendo il tuo frutto tra le labbra e lo bacio. Poi ci gioco, accarezzandolo con la mia lingua, facendoti sobbalzare, vibrare, tremare e gemere di piacere. Lo assaporo bene, risucchiandolo, nutrendomi di te. Ti invito a strapparmi di nuovo i vestiti di dosso, a gettarli a terra. Le tue mani sono sui miei seni, impregnati di piacere e desiderio. Ti invito ad entrare al mio interno, sempre più in profondità. Premo forte le mie labbra sul tuo viso, affondando le narici tra i tuoi capelli, ed inizio a tremare. Le tue dita si fanno strada dentro di me. Divarico le cosce e inizio a godere. Le tue mani abili ed esperte mi fanno perdere il controllo. Giocano con il mio punto di massimo piacere. Le sento muoversi dentro e fuori dal mio guscio. Il mio arco divaricato è sempre più desideroso di te. Inarco il mio capo all'indietro, posiziono la mia mano sulla tua, stringendola, premendola più forte sul mio punto sensibile. Le tue mani calde mi esplorano completamente, senza tralasciare nessun angolo del mio corpo. Sento che sto per venire, esplodendoti tra le mani, mentre il tuo ritmo si fa sempre più veloce. Dentro e fuori, dentro e fuori. In un attimo arrivi a colmarmi la bocca con un bacio che mi induce a succhiarti la lingua e poi, con l'altra mano libera, ricopri il mio seno mentre esplodo sulle tue dita e poi subito mi riempi del tuo corpo mentre, gemendo, urlo di passione, sussurrando il tuo nome. Infilo le dita tra i tuoi capelli, stringo forte il tuo volto tra le mani e lascio l'impronta delle mie unghie sulla tua schiena.